È un immenso piacere e un onore avere questi ospiti, ma soprattutto assistere alla creazione di questo evento, perché questo evento nasce qui a Mesoraca. Ringrazio Roberto, ringrazio tutti voi. Abbiamo deciso di restare, è bellissimo, quindi mi sento davvero emozionato. Ringrazio Roberto che ha voluto fortemente inserire la seconda edizione di Ambasciatori di Calabria all'interno della quarta edizione per anni. Benvenuti ai nostri ospiti qui a Mesoraca, è un piacere avervi qui tutti. Volevo ringraziare anche stasera CSU Academy per essere il nostro main sponsor. È fondamentale per la formazione, è un centro di formazione professionale. Volevo ringraziare la Polisportiva Forza Ragazzi di Raffaele Varacalli per la partnership promozionale. Poi volevo ringraziare l'Associazione Culturale La Maruca del presidente Emiliano Cistaro, che oggi è stata la nostra guida. Ringraziare di nuovo il comune di Mesoraca per questa splendida opportunità che mi ha dato e la Proloco che ci ha inserito all'interno di questa festa del nostro centro storico. Quindi Ambasciatori di Calabria è proprio questo, far capire che se vogliamo, se facciamo rete, se ci aiutiamo, come è stato per Giuseppe, nella ricerca di libri, nella sistemazione di una libreria, un muratore che sistema una parete, se si collabora tutti insieme, i borghi nostri, soprattutto quelli dell'entroterra, possono riprendere vita. Una bimba ci disse: maestra, io non ho mai visto una libreria. E quando una bimba ti dice così, ti sciogli come neve al sole, perché abbiamo deciso di farla qui in Calabria. Delle ali, ci ho fatto delle ali. In queste ali c'è un testo che dice, insomma, è in inglese, e dice: ma se io cadessi, mi sono le ali, ma se tu volassi, cara, capito? E queste ali le dedicai a un mio amico. Un mio amico si chiama Giuseppe Gardi, non c'è più perché ha avuto un incidente stradale, e quindi era uno dei miei migliori amici. Il gruppo Aigers è un gruppo social di Instagram e anche di Facebook, ed è il gruppo più forte a livello nazionale di promozione territoriale. Aigers Italia nasce nel 2011 come associazione che aveva l'obiettivo di rappresentare tutti i content creator italiani. Fino a quando poi non sono arrivato io in associazione. Cosa fanno queste community? Oltre a realizzare degli eventi e quindi delle esperienze per chi poi diventa l'utente Instagram, che diventa vicino alle nostre community, raccontiamo anche il territorio attraverso le esperienze che fanno direttamente le persone che ci seguono. Mi sono sentito oggi, ho detto a lui, mi sono sentito un attimo Marcel Jacobs. Questa è la mia medaglia d'oro alle Olimpiadi, quindi grazie. Io ti ringrazio perché non ho mai avuto un personaggio come te al più. Meno male. Abbiamo iniziato a spegnere anche gli incendi, quei minimi incendi che erano rimasti vivi, e siamo ritornati sulla Jeep e siamo andati in altri luoghi. Nella Jeep mi accorsi a un certo punto che la suola delle scarpe era diventata completamente piatta, ed è stata una sensazione bruttissima. Alessandro è una guida AEGAE, quindi certificata per sponsorizzare e valorizzare il nostro territorio, è un camminatore seriale. Io dicevo: ok, ma lì fanno turismo, e qua che abbiamo dei posti incredibili, non li conosce nessuno, nemmeno noi calabresi. Ci guardiamo e siamo, abbiamo detto,
facciamo un tour nella nostra Calabria. Solitamente siamo abituati a fare tour fuori, all'estero, no? Noi avevamo proprio voglia di scoprire la Calabria, quella vera, autentica. Un incendio e quindi danneggiare quello che alla fine ci è stato donato. Cioè noi siamo esclusivamente di passaggio, ma ci dobbiamo renderci conto che noi siamo profondamente connessi a tutto quello che c'è, quindi la natura fa parte di noi. Ogni luogo mi ha lasciato qualcosa dentro. Per me è stata una scoperta, perché da piccola, cioè, i miei mi portavano sempre negli stessi luoghi, no? Che conosciamo tutti, Tropea, Scilla, però andare proprio alla ricerca di quei luoghi nascosti, no? Quei luoghi un po' abbandonati, è un qualcosa di incredibile. Io ho percepito delle sensazioni fortissime in Aspromonte, nella zona di Robù di Vecchio. È stato un po' fantasma. Mamma mia. Mangomina è un'azienda del 1973 a San Giovanni in Fiore, intestata a suo tempo a mia nonna, su iniziativa imprenditoriale di mio nonno Francesco. La domanda di cosa ti occupi per me è difficile, perché dico, per passione faccio il consulente informatico e per tradizione faccio il casaro. Ricordo a 14 anni mi ha dato mocio e secchio e mi ha detto: ora spazza prima a terra e poi dai una bella lustrata al negozio, al laboratorio, e poi se ne parla se vuoi fare altro. Quindi in virtù di questo insegnamento io sentivo proprio l'esigenza di poter dare il mio contributo a questa realtà. Cioè, ora lancio quella che sarà la mia prima iniziativa imprenditoriale, che è Ferolia, degustazioni creative. E quindi da lì ho scoperto di essere in grado di scrivere libri, di parlare in pubblico tranquillamente come se stessi parlando degli amici, anche se qui amici stasera ce ne sono veramente tantissimi, Roberto in primis. Squilla sto telefono e mi dice: pronto, sono Tizio e Caio, sono il direttore di Linea Verde, programma di Rai 1. E dico: sì, mi dica. No, niente, siccome abbiamo visto delle foto straordinarie, vorremmo venire a fare un servizio su. Ti sembrano dune immaginate da Kafka. E sono parole di Pierpaolo Pasolini, signori. Sì, sono parole di Pierpaolo Pasolini, che definì così quei luoghi nel 1959. E raccontiamo una Calabria poco conosciuta, luoghi davvero poco conosciuti, ma anche il folklore, i rituali, le leggende, i personaggi che hanno fatto grande la Calabria e che molti calabresi ancora non conoscono. Ecco che cosa noi facciamo: vi raccontiamo i fattarelli, diciamo. questo facciamo noi come associazione. E per me, da calabrese, nato, cresciuto, per noi, nati e cresciuti, è stata una scoperta quotidiana. Io vi invito a guardare Calabriamoci, perché è veramente fantastico, io già dentro piango. La biblioteca minima, appunto minuscola, che raccoglie testi rari, testi importanti. Si confessa, fumento e nasciattaria, abissa, abissa, fuia, fuia, l'ordia castuia, china vacante, degiume, sconchiudente. Ancora, quando portiamo gente per Cutro e ci vedono, no, poi i nostri concittadini, portare queste persone, ancora mi fermo, ciao Luca, ma davvero riportate sulle sciolte, perché il nome dialettale è proprio questo, sciolte, no? La piccola biblioteca di Cutro, World's Smallest Library, non a Brooklyn né a Manhattan, ma a Cutro, in realtà è l'ultimo, il piccolo tassello di un percorso che è iniziato tanti anni fa.
Posso dire che siete riusciti a valorizzare quei posti in maniera eccezionale. Di riqualifica, rigenerazione, meglio dire sviluppo e valorizzazione del tessuto urbano e sociale. Il nostro claim è coltiviamo dove tutti dicono che non cresce nulla. L'artista è un lavoro, perché l'artista è un lavoro. Perché nel lavoro sulla parola c'è anche tanto sacrificio. Mitizzare i luoghi e anche un limitare l'essere calabrese. La calabrisità per tutti noi è una ricchezza, sì, però bisogna anche prenderla con leggerezza. Io vengo a casa tua con i permessi comunali, ma non con il permesso del vicino di casa, e ti dipingo la parete. E quindi cambio comunque la tua prospettiva, ti do il buongiorno sperando, ti do anche una speranza. Perché noi non abbiamo il Colosseo, non abbiamo Pompei, però abbiamo le persone. In Calabria abbiamo le persone. Se noi le sappiamo, scusate il termine, sfruttare, perché hanno un cuore molto grande, allora forse... Questo penso che sia uno degli esempi più vivi di quello che possono dare, che può dare la gente, che siano associazioni, che siano cittadini. Non servono per portare queste istituzioni, servono a veicolare, ma noi facciamo anche senza, ragazzi. Ringraziare Mulinum di Stefano Caccavari, che oggi ci ha dato il pane, come si suol dire, le cantine Termine Grosso per averci offerto il suo prezioso vino, Salumificio La Vigna, Amaro Milone. Volevo ringraziare Azienda Agricola Malaspina, con la quale ormai collaboriamo da un po', e poi Caseificio Mosca. Grazie di cuore.